Salve a tutti e benvenuti nel terzo episodio della Halo Saga, la mia serie che coprirà tutti gli episodi di Halo dall'inizio alla fine. Negli scorsi episodi avevamo affrontato il primissimo livello di Halo, ovvero la Pillar of Autumn, poi il secondo livello di Halo, intitolato proprio Halo, ed ora tocca al terzo, la Truth and Reconciliation. Senza perderci in chiacchiere, direi di avviare subito la partita. Vai, sì. Sì, ogni volta mi chiede di sovrascrivere il salvataggio perché tiene di conto il salvataggio che c'era prima, ovvero quello in cui avevo messo in pausa immediatamente subito dopo aver fatto il livello. Il livello precedente, intendo. L'esercito mi ha dato un fucile e non le ali. C'è un ascensore gravitazionale che usano per truppe e rifornimenti. È quello il nostro biglietto d'ingresso. Una volta dentro la nave, dovrei riuscire a collegarmi all'interfaccia neurale del capitano Keyes. Svelti, Marines! Dai, dai! L'esercito non paga ore! Mantenetevi sull'altura a destra. Dovremmo riuscire a individuare i Covenant senza essere visti. Cannoni fissi dei Covenant nei pressi del prossimo passaggio. Consiglio. Usare il fucile di precisione contro gli addetti ai pezzi mentre chiamo i marini. Pronti a intervenire in nostro aiuto, sergente. Il capo cercherà di far fuori più Covenant che può senza farsi scoprire. Non aprite il fuoco finché non sentite il fuoco nemico. Così forse potremo contare sul fattore sorpresa. Esattamente, come hanno detto Cortana e Echo 419, mi sembra stesse parlando, dobbiamo eliminare Covenant in maniera stealth, o meglio possiamo eliminarli in maniera stealth. Volendo potremmo anche andare a fare Rambo e ucciderli tutti di sotto. Però è una cosa abbastanza unica nel gameplay di Halo, questa sezione in cui si va stealth con il fucile di precisione. Quindi direi di sfruttarla al massimo. Eccoci qua. Dovrei aver eliminato la maggior parte dei Covenant. Camminiamo con calma, spegniamo la luce così veniamo individuati un po' meno. Tanto che abbiamo la visuale notturna, noi accendendo e spegnendo la luce con il cecchino zoomato possiamo mettere la visuale notturna. Là in fondo c'è un altro nemico che tiriamo giù immediatamente. E dovrebbero essere finiti. No, guardate lì dietro, c'è un nemico che si nascondeva nella sterpaglia. Però non mi appare ancora checkpoint completato, quindi vuol dire che c'è qualche altro nemico nascosto da qualche parte. Magari là in fondo. Oppure addirittura qui sotto. Eccolo! Il grunt. Il grunt incredibile. Ci saranno altri nemici in giro, no? Vediamo se riesco a trovarli, magari andando qui dietro e triggerando qualche movimento. Vediamo se mi sporgo un po' qui. No, sembrano essere finiti in realtà. Proviamo a vedere qui sopra con la visuale notturna. Nope. Sembra non essercene più nessuno. Lui è morto. Qui sotto c'è qualcuno? Guardalo lì. Guarda dove era l'ultimo nemico. Adesso ve la testolina. Gli sparerò proprio qui. Cecchino implacabile. Ok, dovremmo aver finito tutti i nemici di questa zona. Diamo una rapida occhiata per vedere se c'è qualcun altro. E a questo punto direi di buttarmi giù. Cercherò di accendere la luce perché questo livello è molto scuro. Eccolo, l'ultimo nemico. O meglio, questo faceva parte di una squadra che è arrivata dopo. Questa qui. È andato qui dietro un grunt. Sì. E qui c'è un altro. Dammi le tue granate, grazie. Ecco che ne arrivano altri. Sono tutti qui dietro.
Però li accolgo con una granata. Ecco fatto. È un Jackal. E qui è molto efficace il corpo a corpo su di loro, eh. E qui si può usare di nuovo il fucile da cecchino. Lascia che ti aiuti. Per eliminare da lontano svariati nemici. Ce l'avevo io. Ecco, sì, sì, ce l'avevi tu sicuro, Marin. Ecco un'elite. Che se ne va così. Ricordiamo che sto giocando a difficoltà eroica e sto registrando in 4K a 60 fps. Attenti al cannone, alla postazione fissa, che è un pericolo abbastanza importante. Anche perché è difficile da colpire, come avete visto. Si può tentare di colpire ai lati oppure sopra, ma non sempre si riesce. Ecco fatto, così è andato. Sentite anche questa musica abbastanza particolare. Wow, wow, wow. Ecco qua. Noi con il nostro esercito di Marine, che io voglio assolutamente proteggere. Attento Marine! No! Ma stanno venendo decimati i miei Marine. Ho riuscito a passare. Contatto perso. Ho contatto perso. No, lanciare quella granata, eh. Attento là, attento là. Sono due grunt. Non sono tutti per te. Quell'elite sta facendo una carneficina comunque. E noi lo tiriamo. Lo colpiamo per bene, a pugni proprio. È così che si fa. Teniamoci il nostro bel fucile da cecchino. No, attenti. Attento, ma cosa ha rotto lì contro la granata? Pazzo. Ehi, ehi. Ok. Forze nemiche individuate davanti a noi. Dal sentiero a sinistra dovremo riuscire ad aggirarli. Va bene. Io mi ricordo che là c'è un altro nemico da tirar giù. Esatto. Vorrei passare però, signor Marine. Ecco, grazie a te. Mentre qui aspetteremo che giunga in posizione, capo. C'è un altro elite da far fuori. Pum. Esatto, loro ora aspetteranno qua. Perché io aggirerò la posizione del Covenant. Qui sopra è pieno zeppo di Covenant. Mentre io posso andare da qui e fare una cosa leggermente più stealth. Guardate, se gli arrivo alle spalle loro non mi vedono. O meglio, se faccio troppo rumore sì. Però è comunque meglio fare così. Ok. Ora loro avanzeranno al centro. Io mi occupo di quell'elite che vuole andare a ricaricarsi gli scudi, ma non glielo permetterò. Esatto. E qui c'è un'invisibilità. Questa la potremo prendere dopo per fare delle cose più interessanti. Là i nostri marine stanno venendo decimati. Vediamo di coprirle un po'. Allarme. Navi nemiche in avvicinamento. E beh, i grunt non sono un problema. Quel cannone però era un problema. Ok, l'abbiamo tirato giù. Bene. Ok, è morto pure lui. Attenti all'altra nave. Qualcuno lo vede? Rimaniamo con i nostri marines. Bene così. Qui sopra c'è qualcuno, eh. No, è gravemente ferito. Ho ricevuto. Chi sono? Muori. Pure tu, via. Pensate se i marines potessero rubarvi l'invisibilità o comunque i potenziamenti a terra. Continua così. C'era un marine che ha parlato in una lingua non italiana, mi sembra. Ok, dovremmo aver eliminato tutti i Covenant nei paraggi. E a questo punto è il momento di provare a fare qualcosa con l'invisibilità. Let's go! Andiamo, come vedete anche abbiamo un effetto di trasparenza che diventa ancora migliore. No, non diventa ancora migliore se ci fermiamo.
Questa è una cosa che hanno aggiunto nei capitoli successivi. Ma ora noi, grazie all'invisibilità, possiamo fare un po' di buchi. Tipo qui. Così. Ecco fatto. Come ci si sente da qua? Ovviamente se sparate venite rivelati. Io ora devo andare immediatamente ad eliminare il cannone. Esatto. Devo eliminare cannoni assolutamente. No, mi hanno ucciso. Prima morte di questo let's play. Cerchiamo di essere un po' più efficaci ora. Tipo eliminando quelle lì appena si ferma, esatto. E anche tu, fuori. Poi c'è un altro cannone là in fondo che direi di eliminare subito. Esatto. La pistola d'aghi è pericolosissima. Non volevo salire qui, non volevo salire qui. Anche perché mi fanno fuori subito. Ok, ragazzi, non è male, cosa. Molto male. Lascia che ti aiuti. Male, molto male. Attenzione. Il Marine che non è contento di quello che è successo. Vai, disintegrato quel grunt. Era pericolosissimo. Devo far fuori anche quell'elite. Sì, quei cannoni sono pericolosissimi, eh. Fanno malissimo. Devo eliminarli. Fuori uno. Ma c'è un nemico qui dietro? Ma come ti permetti? Sì! Lasciane un po' anche per me. Ok, ora con calma. Questo deve essere eliminato. Ok. E là in fondo un altro. Fuori dalle palle pure tu. Come state attenti? C'è un nemico qui sopra. Due nemici. Ecco fatto. Mi spiace che questo livello sia davvero scuro, ma è un problema che il primo Halo ha un po' in ovunque. D'essere davvero scuro. Un paio di granate lì hanno risolto la situazione. Come, scusa? Ma ho ucciso un Marine? Ho sentito dire tipo ormai l'ho fatto. Cioè mi ha davvero ucciso un Marine con una granata? È possibile? Quella mia nuova, sinceramente. Allora, bisogna eliminare l'altro grunt di sopra. Ok. E il grunt là in fondo. Fuori pure lui. Sentili come crepano tutti. Ok. Là un paio di granate dovrebbero bastare ad eliminare la maggior parte dei problemi. Ok, là in fondo ci dovrebbe essere un altro di cannone. Ok, non sembra esserci per ora. Fuori quel Jackalin subito. Cortana, ecco 419, chiedo rinforzi alla nostra posizione. Ecco, brava, manda rinforzi Cortana, perché qua mi sa che i miei Marines sono morti tutti, eh. No, sì, mi sa che sono morti davvero tutti. No, l'ho tirata male con la granata, mannaggia. Questa la tiro meglio. Infatti quella è già meglio. Dai raga, tiratelo giù con l'elite, è vostro. Ok, ho finito le munizioni però. Colpa mia, attenzione. Dovrò cambiare arma oppure recuperare delle munizioni. Anche se comunque il corpo a corpo è sempre efficace.
Ma scusate ragazzi, ma chi è che esplode in continuazione? Ma di qua, da qua parto di nuovo. Minchia raga, che checkpoint malati che aveva l'uno comunque. Checkpoint orribili. Fuori uno. Fuori due. Fuori tre. Ho fatto del mio meglio per non farvi crepare, ragazzi, ma siete morti comunque, cioè. Siete delle pippe clamorose. Comunque non si vede davvero niente in sto livello con i nuovi monitor. Cioè, sto giocando su un monitor 4K HDR e non si vede una sega. Tutto troppo scuro. Cortana, ECO 419. Chiedo rinforzi. Nel frattempo ho sbloccato un obiettivo che mi dice di aver ucciso 20.000 nemici o giocatori sulla Master Chief Collection, per farvi capire quanto ci ho giocato. Vabbè, armi completamente inefficaci. Allarme, navi nemiche in avvicinamento. Ok, questo è stato tirato giù. Dai, provo a mettermi di nuovo sopra il cannone, sperando che passi, che ci faccia avere un checkpoint, però. Vediamo se riesco ad ammazzare qualcuno così, sparando un po' a casaccio. Ok, quello là è morto. Vai, vediamo di tirar giù qualche nemico qua. Ma spero non da me. Spero che non ci abbia colpito io, Marine. Lo so che non si capisce niente, ragazzi, ma purtroppo questo è il primo Halo. E per affrontare queste orde forse conviene davvero stare qui sopra. Almeno finché non arriveranno un paio di nemici molto interessanti tra qualche orda. Guardali quante ne arrivano. Altro giro, altra corsa. Qualcun altro vuole un assaggio? Ancora. Non sparare. Ma non metterti in mezzo tu. Brucia. Non sai fare di meglio? Ok. Siamo andati vicino. Ora arrivano i nemici stronzi. Controllo armi, Marines. Quindi allerta e usare il cecchino. Merda. No, che cacchio. Bisogna prenderli sulla schiena questi. Un buon modo è farli ballare così. Tac. Ok, uno è andato. Vieni qua. Vieni qua, bro. No, non sparare, mie marine. Non sparare, mostro deforme. Covenant schifoso. Ecco fatto. Un colpo ben assestato. E li ho ammazzati. Questo è più che altro un glitch, che hanno lasciato, non dovrebbe essere così. Circondiamo l'ascensore. Però Marese, prepararsi all'imbarco. Perché non usarlo? Cortana, ECO 419. Ascensore raggiunto, attendiamo rinforzi. Allora, qui ci sarebbero dovuti essere un po' di oggetti. Esatto. Munizioni. Passo e chiudo. Quando saremo dentro potrò connettermi all'interfaccia neurale del capitano. Probabilmente sarà nella prigione o lì vicino, per cui sarà più facile cercarlo. ECO 419 in arrivo, sgomberare la zona. Ok. E questa era la prima metà del livello, quella ambientata sull'alo di notte. Guardate che figo però, com'è suggestivo. Quello è il pianeta attorno al quale orbita il nostro bello alo, il nostro bell'alo. Si chiama Threshold, se non ricordo male, questo pianeta. Molto bello. E questa invece è la Truth and Reconciliation, la nave, l'incrociatore dei Covenant, su cui è tenuto prigioniero il capitano Keyes. Bene ragazzi, andiamo. Wow, eccolo!
connessione con l'interfaccia del capitano. Nessuna difesa rilevata. Cosa? Non ci sono Covenant. Vuoi dire che non c'è nessuno? Sicuro che non ci sia nessuno? Contatto! Contatti dappertutto! Svegliati! Vabbè. Marine addormentato a parte. Fuori uno. Dov'è l'altro? Ok, era già morto probabilmente. Non ci sono cose. Eccoli là. Siamo su. Eliminiamo tutti i Covenant che ci sono. Anche questa sezione è un po' a orde. Io dal radar riesco a vedere anche da dove arrivano. E posso passare da quella porta anche se è rossa, perché ero dentro ovviamente. Ma che bella granata lì. Attento, un'altra granata. Adesso ci lasceranno in pace. Altro nemico invisibile. Bene così. Qui abbiamo anche un'altra invisibilità da poter usare. Cosa che farò appena escono dei nemici molto interessanti, ovvero gli Hunter, quelli che abbiamo visto anche prima. No, un altro nemico invisibile. Niente, ha ucciso il Marine. Io mi ricordo che da bambino giocavo a cercare di non far morire nessun Marine, ed è una cosa che un po' mi è rimasta. Dov'è? È lì! Attento! Vabbè, madonna, che pippe. Ma stanno davvero dormendo, Morto? No, non è morto. Ora sì. Ok, checkpoint completato. Vuol dire che stanno per arrivare i big boss. Quindi prendo l'invisibilità. Eccoli lì. Distruggeranno tutto, praticamente, questi. A meno che non li fermiamo. Dai! Ok, uno è morto. Forza, forza, forza. Muori pure tu. Quasi. Morto pure tu. Esatto. Sotto controllo, signore. Meglio restare in movimento. Usiamo quella porta? Chi sarà di lezione? È chiusa, signore. Non è possibile. Potremmo usare i passaggi laterali per girarci intorno. Non c'è abbastanza spazio. Là dentro saremmo dei bersagli facili. Se lei trova il modo di fare il giro e aprire dall'interno, possiamo mantenere questa posizione, capo. Capo, vediamo se trovo il modo di aprire questa porta. Cortana troverà sicuramente un modo, no? Noi dobbiamo tornare indietro, quindi i Marine ci aspetteranno qui. E noi faremo il lavoro sporco per aprire quella porta. Vado anche a prendermi delle munizioni e il kit di pronto soccorso che era rimasto qui da qualche parte. Eccolo. Ok, non ne avevo bisogno. Pensavo di trovare anche munizioni. Ed ora bisogna proseguire nella nave dei Covenant, nell'incrociatore. Pronti? Vamos. Qui c'è un altro nemico, probabilmente. Esatto, mi ricordavo bene. Attenti alla pistola d'aghi, una delle armi più temibili del gioco. Anche per i nemici è una delle armi più temibili, Così come anche le granate al plasma. Ah! Crepa. Altro un altro nemico. No, non è morto, davvero. Mi sembrava di averlo preso in testa. Quella è la porta bloccata. I Marines aspettano dall'altra parte. I comandi per aprirla devono essere in questa stanza. Cavolo.
Ok. Eliminiamo anche gli ultimi nemici che ci sono qui sopra. Sono dei Jackal. In modo da lasciare solo quelli che sono sotto. Ed avere un po' più di facilità di approccio. Dove è andato l'elite? Eccolo. Bene così. Ed ora posso chiamare anche i nostri compagni. Eliminando magari anche questo Jackal prima. Tu crepa così. Sarà morto? Boh, chi lo sa. Via. Vai. Così mi danno una mano ad abbattere anche questi nemici. Attenti qua. Altri nemici di là. Come sempre guardate la minimappa, il radar, per sapere da dove arriveranno. No! Ne è saltato uno in aria. Prendiamo le sue munizioni. Ecco. Oh, calmo, eh. Sei impazzito questo Elite. Elite Gun Wild. Ok, fuori tutti. Ne abbiamo altre di qua. Via. Ce l'avevo io. E vabbè, adesso, eh. Si lamentano pure per il kill steal. Lassù. Avanti. Vabbè, quella granata l'avevo piazzata proprio bene. Alzati. Ok. Così ti uccido un'altra volta. Dovrebbero essere finite con le orde. Possiamo andare avanti. Esatto, da questa parte. No, non sono finite? A quanto pare no. No, 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 voglio andare ad aiutarli, Marine. Sono stato colpito. Quelli muoiono così. Sei morto. Fuori dalle palle tutti. Ok. C'era un altro qua. Ah, è un po' grunt. Va bene. Ok, ho eliminato tutti, ma i miei Marines non sono sopravvissuti. Guardateli qua che strage. Beh, mi prendo le granate, mi prendo le loro munizioni molto volentieri e me ne vado. La missione procede. Ho ancora delle munizioni di fucile di precisione, che spero di usare in maniera efficiente. Pazzito questo. Ok. Di qua non si passa. No, la pistola ad aghi, pericolosissima. Specialmente in mano ad un elite. Ok. Ed eccoci arrivati all'hangar. Cortana, Echo 419. Fuori uno. Chiedo rinforzi alla nostra posizione. Qui Infohammer, Cortana, ti ricevo. Ma siete dentro la nave dei Covenant. Non so se riesco. Segui il mio segnale e avvicinati a bassa quota. C'è una rampa di atterraggio sul lato di Tribolo. Ricevuto, Cortana. Echo 419 in arrivo. Stanno attirando il fuoco dai nemici. Li hanno fatti uscire allo scoperto ed ora creperanno tutti. Per mano di Master Chief. Guardali lassù. Quelli vanno eliminati col fucile a cecchino. Via, via, via. C'è qualcun altro lassù? Non sembra. Allora, qui abbiamo ancora
munizioni, kit di pronto soccorso che non volevo prendere ma l'ho preso per sbaglio. Ed ora eccoci qua. Lì abbiamo un sovrascudo e qui abbiamo altri nemici. No! No! Hanno attaccato una granata a un marine. Ma ragazzi, ma siete delle pippe. Come ho usato quel Jackal? Bisogna eliminare tutti i nemici qui per poter proseguire. Anche se volendo ci sono degli shortcut, dei grenade jump che potete fare per proseguire senza eliminare tutti i nemici. Ma quelle sono tattiche per saltare parti di gioco, per fare delle speedrun. Fuoco di copertura! Troverò quel bastardo. Va bene. Forza. Sotto a chi tocca. Da che parte andiamo adesso? Tutte le porte di questo livello sono chiuse. Un momento. Cerco di connettermi alla rete dei Covenant per trovare un codice d'apertura della porta. Sì, ma sbrigati, Cortana. Non possiamo tenerli fuori a vita. Ci sto provando. Vorrei vedere di cercare un codice del stato di 128.000. Mettila in conto. Provare a far colpo. Tutto bene, Johnson? Tu eri morto nello scorso livello, come hai fatto a resuscitare? Ce lo spiegherai prima o poi. A parte che Johnson è esperto di resuscitazioni, eh. Lo vedrete più avanti il perché. Ma a parte che qua, ragazzi, si è incantato il livello? Perché anche qui dovrebbero arrivare prima o poi dei cacciatori. Dovrebbe uscire proprio da qua. Solo che sembra che si sia un po' incartato il livello. Spero di no, perché sarebbe abbastanza triste che dopo tutti questi anni i grandi lavoratori della 343 Industries non sono riusciti a fare a risolvere questi bug. Ok, no, a quanto pare bisognava arrivare qua, triggerare l'uscita di questi. Oh, ora parte la musica. Ed ora dovrebbero arrivare gli Hunter. Esattamente. Fuori uno. Dov'è l'altro? Continua così. Qua. Vai. Fuori due. Vuoi essere ucciso di nuovo? Quanta cattiveria che hanno questi marini comunque. Ed ora dovremmo riuscire ad andare via. Appena il gioco capisce che sono morti questi Hunter. Ci sono. La porta è aperta. Ok. Tutti dentro, veloci. Non posso assicurare che non si blocchi di nuovo quando si chiude. Tutti dentro, Marines. E andiamo verso altre fantastiche nuove avventure. Marines? Attenti, Marines. Marines? Ci siete? Proviamoli. Dai, forza, raga. L'intelligenza artificiale dei nemici in questo gioco è buona, ma non si può dire lo stesso dell'intelligenza artificiale di degli alleati, eh. Qui c'erano altri nemici invisibili. Ehi, puzzano proprio da morti. A meno che non sia il sergente. Va bene, Marine. Non so se avete sentito quello che ha detto, ma abbastanza stupida e divertente come cosa. Come si confà ad Halo. Fuori dalle palle, tu Elite. Fuoco di copertura. Continua così. Ok. E dopo esserci assicurati questo lato, andiamo sull'altro. Che spara tutte queste granate, scusatemi. Lasciane un po' anche per Ok.
Qui dovrebbe arrivare forse un altro. Esatto, aprire la porta d'attracco. Apro. Sto premendo, gioco. Non arrivano altri rinforzi qua. Forse se sono in vita i Marine non arrivano altri rinforzi. Beh, peccato. Si prosegue. Altri nemici. Beh, guarda la granata, mi raccomando. È durata poco la vostra fuga, ragazzi. Siete migliorati. E mi spari e nel frattempo mi dice anche che non sei stato tu. Vergogna. Attenti alla granata lì, ragazzi. Spero non moriate tutti per la granata, perché sarebbe alquanto triste come cosa. Ok, no, sono ancora in vita. Io stavo per morire in realtà. Non per la granata, però. Scudo, potevi anche ricaricarti un po' più in fretta. Continua così. Ok. Forza Marine, andiamo. Grandi. Ora mi servirebbe proprio un bel kit di pronto soccorso. A trovarlo. Io finché ce l'ho il fucile di precisione continuo a sfruttarlo. Niente, è impossibile da colpire quel grunt. Il grunt più fortunato di Balao. Eccoli qui, altri nemici. Beccatevi questa granata, infami. Ah, li stanno prendendo anche da dietro. Dannazione. No, ho colpito il Marine. Il proiettile è perforante, quindi ho colpito anche il Marine dietro di lui. Provati! Chi? Avanti! Ma dove, ragazzi? Ditemelo anche a me. Il sergente Johnson è morto di nuovo? Non mollare. Mi sa di sì, ragazzi. Niente, il sergente Johnson continua a morire. Non è molto fortunato come Marine. Noi proseguiamo. E dovremmo arrivare tra poco proprio alle prigioni dove tengono il capitano Keys. Anche questa melodia che cambia, significativa. Là c'è un nemico molto importante da tirare giù subito. Esatto. Un elite d'oro. Non so se l'avete visto. Muoio. Devo essere più cauto qui. Devo eliminare ovviamente l'elite. Esatto. E poi ritirarmi un attimo. Far arrivare qui l'altro elite. Ed eliminare pure questo. Esattamente. Ho ancora 10 colpi. No, 11. Eliminare tutti i grunt. Con calma. Là in fondo ce ne sono altri. Attenti alla granata, raga. E là ho visto un altro elite. Sono morti? Hanno ucciso tutti i miei marine. Pur cercando di... Adesso appena si apre, risparo. Ecco fatto. Detto fatto. Ok, dovrei aver ucciso tutti i nemici. Almeno quelli forti. Ah, qui c'è ancora un Jackal. Ok. Un altro nemico qui dietro. Abbiamo un semplice grunt. Bene. Lo seguiamo da questa parte. Ora dobbiamo proprio cercare le prigioni. Dove vengono tenuti. Stai indietro, bravo. Oh no. Uff, ok. Le prigioni dove vengono tenuti i nostri Marines. E il capitano. Bella lunga questa missione, ve lo dicevo. Poi certo, sono morto un po' troppe volte.
però è comunque una delle missioni più lunghe. E non è comunque la più lunga, è una delle più lunghe. E tra l'altro non è nemmeno finita. Vabbè, qua avevano tirato un po' troppo la mano con il ripetere certe situazioni, eh. Qui sopra cosa c'è? Ok, la prigione. Però qui dentro bisogna stare attenti. Dobbiamo essere nella prigione. Sembrano celle di detenzione. Probabilmente ci sono più zone di detenzione. Il capitano deve essere in una di quelle. Dobbiamo continuare a cercarlo. Ok, abbiamo aperto le porte, le celle. Vediamo se c'è qualcosa di utile qui dentro. Qui no, c'è solo un corpo. Che potrebbe essere del sergente Johnson, per quello che ci riguarda. Mentre di qua... no, ok, qua abbiamo finalmente trovato munizioni e kit di pronto soccorso. Però qui non c'era nessuno. Proseguiamo allora. Spengo un attimo la torcia. Abbiamo altri nemici. Adesso riesco a prenderli uno in fila all'altro. Sì! Cecchinati proprio. Due al prezzo di uno. Non potrei chiedere meglio. E là c'è un nemico molto, molto importante da tirar giù subito. Esattamente. Era un altro elite con una lama dorata. E qui abbiamo anche dei grunt che stanno dormendo. Ma degli elite invisibili. Bisogna ritirarsi un attimo qua perché si rischiava la morte, Gli elite invisibili non triggerano la... In generale, i nemici invisibili non triggerano la mira automatica. Quindi bisogna stare ancora più attenti. Eccolo. Per fortuna rivelano la loro posizione ridendo, muovendosi. Anche perché altrimenti sarebbe abbastanza difficile vederli. Anche se un po' si vedono, E specialmente quando iniziate a colpirli. Signore, gli ha aperto il Ok. Dovrebbe essere qui dentro il capitano Keyes. Venire qui è stata un'imprudenza. Voi due dovreste saperlo e... Grazie. Marines, caricate le vostre armi, pronti a muoversi. Ok, sì, signore. Mentre ci tenevano prigionieri ho sentito le guardie discutere del mondo fatto ad anello. Lo chiamano Halo, l'aureola. Un momento, signore. Siamo collegati alla loro rete. In base ai dati presenti nella rete, l'anello ha un profondo significato religioso. Se capisco bene, credono che Halo sia una specie di arma dotata di un potere inimmaginabile. Allora è vero. I Covenant dicevano che chi riesce a controllare Halo controllerà il destino dell'universo. Dei messaggi relativi a una squadra dei Covenant alla ricerca di una sala controllo. Pensavo cercassero il ponte comando di un incrociatore che ho danneggiato durante la battaglia, ma evidentemente cercavano la sala controllo di Halo. Pessima notizia. Se Halo è un'arma e i Covenant riescono ad averne il controllo, la useranno contro di noi e spazzeranno via la razza umana. Capo, Cortana, ho una nuova missione per voi. Dobbiamo trovare la sala controllo di Halo prima di loro. Maris, muoviamoci! Sì, signore! Ok, signore! Capo, a te il comando. Dobbiamo tornare all'attracco e richiedere l'evacuazione. Ed ora? Sì, bisogna proteggere il capitano. La sua morte consisterebbe nel fallimento della missione. Fuoco! Prima io! Mi dispiace! Però abbiamo dei Marines molto incazzati ora, Cazzutissimi.
a differenza di quelli di prima. Dove ci stava anche il sergente Johnson, a dire la verità. Però è crepato malamente. Ok. Ah, ma mi hanno sparato loro? Non credo. A quelli si beccano una granata. Boom. È di questo che sto parlando. Qua c'è qualcuno, vero? Sì, un grunt. Oh, puoi prendere qualche altro. Quello sta sparando ad un cadavere, eh? Sì. Ogni tanto lo fanno. Noi dobbiamo portare il capitano Keyes fuori dalla nave. Quindi ovviamente dobbiamo raggiungere l'hangar. Mentre qui bisogna stare attenti. Oh, proprio sì. Poi i nemici lì. Ho solo 6 colpi di cecchino. Dovrò farmelo bastare. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Cortana, Echo 419. Abbiamo il capitano. Venite a prenderci subito. Negativo, Cortana. Una pattuglia di Covenant mi ha intercettato. Non riesco a scrollarmeli di dosso. Purtroppo dovrete cavarvela da soli. Spiacente. Ricevuto, Foemmer. Passo e chiudo. Niente supporto aereo, capitano. Dobbiamo resistere qui il più possibile. Oh, cavolo, siamo in trappola. Siamo fottuti, ti dico. Piantala di frignare, soldato. Ricorda che sei un marine. Cortana, se tu e il capo riuscite a farci entrare in una di quelle navi dei Covenant, io posso farvi uscire di qui. Sì, capitano. C'è una nave dei Covenant ancora attraccata. Arco di copertura! Oh, ferma! Mamma! Non sono tutti per te! Coprimi! Non farteli scappare! Andiamo! Abbiamo anche un punto di navigazione. Non so che sei lì. Dobbiamo correre. Prima che tutti i Covenant e la nave ci siano addosso. No! Infame! Lassù! Mi sono preso troppi aghi, eh. Decisamente troppi aghi. Sto per morire. Morirò. Ok, forse non morirò. Però morirà il mio capitano. Capitano, stia lì, stia tranquillo, eh. Questo Elite ha decimato, tipo, tutta la squadra del capitano. Eccoci. Attivata, eh. Tutti pronti, saliamo a bordo! Datemi un minuto per interfacciarmi ai controlli della nave. Ah, non serve. Questo piccione lo prendo da solo. Capitano, gli Hunter! Aspettate. Bel colpo, signore! È l'ora della rivincita. Ed abbiamo finito anche il Silent Cartographer. O per meglio dire la Truth and Reconciliation, mentre il Silent Cartographer è la missione che dovremo fare nel prossimo episodio, che fortunatamente sarà molto più corta di questa. Io come sempre metto in pausa appena inizia la prossima missione. Detto ciò, spero che... Se avete visto il video fino alla fine siete degli eroi, avrete tutta la mia stima, ma dubito che qualcuno sia davvero arrivato a seguire un video così lungo. Ma detto ciò, ti ringrazio davvero tanto e ti invito a mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, a commentare e ad iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!